c'è un interessante studio di una serie di storici dell'economia americani che lega l'innovazione tecnologica e la diffusione di massa dei giornali con la diminuzione di tasso di corruzione tra le loro classi dirigenti. Per tutto l'Ottocento, negli Stati Uniti, durante tutto l'Ottocento, le classi dirigenti americane venivano considerate le più corrotte di tutto il mondo. Generalmente, allora, i giornali venivano pubblicati, c'erano molti giornali che venivano pubblicati nei vari paesi degli Stati Uniti, nei vari paesini, cittadine, e generalmente legati al potente locale, al sindaco. Nel momento in cui l'innovazione tecnologica incomincia a produrre rotative in grado di stampare centinaia di migliaia di copie e quello diventa un business, una serie di editori incominciano a darsi all'editoria in grande scala. E essendo editori puri, si rendono conto che oltre che le vicende riguardanti le tradizionali 3S, sesso, sangue e soldi, le vicende che interessano molto sono i comportamenti degli amministratori pubblici. Ciascun lettore vuole sapere come vengono spesi i soldi dei contribuenti. E in questo modo negli Stati Uniti, sul finire dell'Ottocento e i primi del Novecento, inizia tra una serie di giornali una guerra a base di scoop su sindaci, governatori, membri del congresso locali, che alla lunga provoca un miglioramento della classe dirigente. Nessuno vuole essere sputtanato e finire sui giornali.